3, 2, 1. Signori, ci fate compagnia anche stasera. Siamo davvero onorati di avervi nelle nostre vite, nelle nostre giornate, nella nostra quotidianità. Stasera, dove siamo? Non annoiarci, visitiamo un nuovo posto, Daniele Calabria, dove c'è il festival ogni anno che ricorda la grande Mia Martina, nata, se non sbaglio. A mare non ci siamo stati qui, siamo andati in giro in barca. Diciamo che non abbiamo registrato per privacy della famiglia. Siamo andati in giro per tutta la costa, da Palmi a Bagnara. E ora stiamo andando alle Saie. Con le saie, sale saie, perché le saie erano le gonne delle donne, dei pescatori che andavano a vendere il sale e chi le contrabbandavano il sale. Magari lascio qui in info box un link al canale del posto. Quindi stiamo aspettando tutti i cotti quando scotti. No! Assaggiamo questo vino calabrese. Il vino biologico di Calomè e Calosè, non sarebbe. È buonissimo. Ottima scelta, amore, bravo. Ok, allora aspettiamo la pappa. Com'è bello il mio carpaccetto. Vediamo il crudo di Marco. Cosa stai facendo? No. Grazie. Impegnato a fotografare. Anche il tuo crudo è bello, amore. Bella. Buon appetito. Fammi. Sì, mangia. Signorino, lei che mangia la mia pappa, non l'ho ancora assaggiata, com'è? Io ho preso le orecchiette con le vongole. Io invece la pasta con il pesce spada, pomodori, com'è bella. Questa bella la abbondante. Questa la devo assaggiare live, perché c'è una bella faccia. Ne ha un po' di pesce spada, un po' di pomodoro, c'è il cappa. Il mio è più buono. E mo' assaggio anche tu. Meglio che si spola. Sciò, dammi un pezzo di. Ma la pasta è più buona. Orecchietta fatta in casa. Fresca. Eccezionale. Ottima, direi. Ne abbiamo scelto bene entrambi, dai. Yeah.
la qualità o l'inquadratura, perché si è scaricata la batteria e le altre le tengo in valigia. Abbiamo lasciato Palmi oggi pomeriggio e siamo venuti a Capo Vaticano, nelle spiaggette di, oddio non mi ricordo, Grotticelle dovrebbe essere. Ragazzi, il mare è spettacolare, la natura, ancora devo entrare in acqua veramente, però si vede da qua, la natura è bellissima. Probabilmente affitteremo un pedalò per farci un tuffo un pochettino più in là, ma è stupendo. Abbiamo appoggiato giusto le tovaglie qua a terra. Wow. E stasera stavamo pensando di andare, vabbè, andremo nell'altra, dove siamo, nell'altro albergo che abbiamo prenotato a Philadelphia e fare serata lì, o forse a Tropea, ora vediamo. Ti sei fatto coraggio, amore? Aspetta che sto registrando anche. Come c'è la panza? Come ti permetti? Prima mi sono fatta una nuotata qua avanti in questo specchio d'acqua, qui antistante tutta questa parte rocciosa. Mi sa che hai sbagliato maglietta, signorino, buongiorno. Cioè? Sta lavanzo? No, per il caldo, la mia è più chiara. Ah, sì, infatti. Ah, questa è la spiaggia. Mamma che mare. Vedo la scogliera, ancora dopo. Vedo un sacco di gente al mare fra gli scogli, sono scogli. Aspetta. Fra i vari scogli sono, vedo? No, sono persone che nuotano. Ah, allora dopo sarà molto bello là. Saluta, amore. Ciao, popolo, è bellissima Pezzo Calabro, da assolutamente da visitare. C'è anche il padre Pio che fa la messa. Amen. Castello dopo rinchiuso giochi in onda. Credo che sia questo. Ora andiamo. Dobbiamo aggiornare quello che è successo ieri. Ieri non è successo niente. Vabbè, siamo rimasti giù a mare. Abbiamo fatto amicizia con due ragazzi. Amicizia, conoscenza. Io mi sono ingelosito. Per un selfie. Che Elisa si faceva dei selfie sexy sugli scogli. Come, è un siciliano, non è napoletano. C'è gente che deve fare le foto. È che mi interessa, io sto facendo il vlog. Infatti. No, e poi ieri siamo saliti a Philadelphia, che abbiamo scoperto chiamarsi così perché c'è stato un gemellaggio proprio degli Stati Uniti. Philadelphia degli Stati Uniti. In concomitanza con, penso, la ricostruzione del paese. Sì, dopo un terremoto. Dopo un terremoto. Qui invece siamo a Pizzo Calabro. Devo dire che è stupendo, il borgo sul mare e anche le spiagge sono molto belle, capito?